e signori, al confine del Perù con la Bolivia. Il disagio vero e proprio. C'è un viavai abbastanza strano qua. Che la vecchia. Quando siamo finiti io? Noi siamo persone blues. Prendiamo tutto con arte, ragazzi, con filosofia, perché qua la situazione è tragica. Ragazzi, pranzeremo. Aia, a chi? Mamma mia, ragazzi, ore 7. Una sveglia un po' bruscarella, no? Un po' brusca come sveglia. Avremmo dormito sennò boh, 3 orette scarse neanche. Che adesso ci vedremo qui nella ciutat del Salar. La città di Oyuni, ragazzi, città desertica, pazzesco. Sembra di stare in un film di Sergio Leone. Madre mia, che spettacolo. Città super polverosa, assurdo. 1, 2, 3. Vai. Cara la luce. Ucciso turista, no? No. Ciao ragazzi della Fantastica Bolivia, con 3 fantastiche boliviane. Wow. Santa Cruz. Ah, che lindo. Teniamo qui nel nuovo. Ragazzi, devo dire che con questo cappello si rimorchi. Grazie Alpaca. E a breve andremo a fare il tour al deserto. Quanto costa un'empanada? 3 Con che c'è dentro? Ah, wow. Perché tengo 100. Tengo 100 boliviani. Mucio, no? Tieni il resto. Dammene tos e te do 1, no? Così mi dai 15. E voilà, gracias. Ragazzi, andiamo a provare queste empanate. Come le chiama? Tucumanas. Tucumanas, che lindo nome. Le ha fatte Tucumanas, belle. Madre mia, che buone. Patata, carne, uovo, olio. Wow, buonissima. Di tutto il mio viaggio in Perù e in Bolivia, credo che questa sia l'empanada più buona. Speciale. Ragazzi, inizia ufficialmente il nostro tour con i nostri amici. Grande. Ragazzi, prima tappa di oggi, il cimitero dei treni, che adesso vi farò vedere. C'è un sacco di gente, ovviamente è un posto molto turistico, però per fare qualche foto forse è gagliardo, può uscire fuori qualcosa di carino. Arrampicarmi su qualche treno. Il vagone sconosciuto. Forse ho trovato un punto dove non c'è nessuno. Vediamo, eh?
Oh, finalmente sono uscito dalla parte turistica. E sono, diciamo, nella sezione un po' più tranquilla, dove non c'è praticamente nessuno. E devo dire che è comunque interessante, guardate. Ora sto cercando un vagone che mi permetta di salire per fare qualche scattino. Wow, questo è perfetto. Yeah, man! Woo! Wow! Che bomba! Ragazzi, che ne pensate? È bellissimo! Wow! Fantastico! Of course! Wow. Ah, sì. Wow. Che professionalità! Sì, man! Wow! Love it! Pazzesco! Ragazzi, circondati dal sale, dalle acque, tutto bianco! Sembra un paradiso! Madre mia, che bomba! Signori e signori, non è neve, ma bensì sale. Abbiamo messo i stivali. È incredibile l'effetto che genera. Assurdo! Incredibile. Ragazzi, che dire, uno spettacolo più unico che raro, cioè uno scenario pazzesco. Cioè, sapevo che era figo, ma non così bello, emozionante. Cioè, questa distesa bianca, poi appunto nel periodo delle piogge si riempie d'acqua e automaticamente si crea questo specchio che riflette col cielo e si forma uno scenario unico. E non saprei come descriverlo. Wow. Rimarrai qua ore e ore fermo ad osservare questo scenario. Mamma mia. È incredibile, è indescrivibile. Pazzesco. Sono in ritardo d'aria, è troppo bello questo posto. Come fai ad andartene? Wow. Ragazzi, pranzeremo. Aia, a chi? Bello. Ragazzi, oggi pranzo direttamente qui sul deserto. Wow. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Grandi. I kiss, you know, Chinese too. Oh yeah, 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 of they, course. They grew the mother up is English. So Aurelia, how do you say enjoy your meal
In cinese? Ciao ha ha. Ciao ha ha. Ciao ha. Ciao ha. Ciao ha. Good, good, good. Stiamo provando a imparare il cinese, ragazzi, ma con scarsissimi risultati. Buon appetito. Oh, this is that you. Buon. Buon. Appetito. Appetito. È in italiano. Buon appetito. Proveggio. Buon proveggio. Buon proveggio. Pumpery. Pumpery. Non mi rendo neanche conto. Pumpery at you. Yeah, pumpery at you. Yeah, good. Buon provecho. Buon provecho. Buon provecho. Buon provecho. Buon provecho. Buon provecho. This is Italy in Spanish. No, no, in Spanish. I'd say in Italian. Buon appetito. Bella bellilo. Buona bellilo. No. Your Spanish has a Italy accent. No. too much this. No. Yo debo de hablar cubano. No, però. Ragazzi, che dire? Uno dei miei migliori pranzi in assoluto. Cioè, mangiare sul deserto salato è stata una cosa indescrivibile, un'emozione indescrivibile. Wow, ragazzi. Adesso aspetteremo il tramonto, anche se secondo me non uscirà fuori un gran tramonto. Però lo aspettiamo. Perché questo posto, ragazzi, pazzesco, una bellezza assurda, uno scenario assurdo, cioè è indescrivibile, è spiegabile. Io spero che dalle immagini si riesca a percepire tutta questa bellezza, me lo auguro proprio. Ragazzi, ci avevo perso le speranze e invece guardate che spettacolo. Wow, qualcosa è uscito fuori. Questo bel tramonto incredibile. Uno dei scenari più belli della mia vita, ragazzi. Senza ombra di dubbio. Sono veramente senza parole. Spero veramente che dalla GoPro renda. Dici, non si può raccontare sto spettacolo? Per niente. No, neanche secondo me. Mi dispiace, stiamo a provare questo. Ce la stiamo a mettere tutte, droni, iPhone 13, tutto, GoPro. Però ragazzi, pratica, esatto. Poi lì tutto nero e tuona il lampo. Mamma mia, esatto, cioè assurdo. Speragli di luce, cose. C'è un contrasto pazzesco. È tutto incendiato. No, sì, è un tramonto che, mamma mia. Mi metterei a piangere adesso guardando questo tramonto. Cioè, è veramente potente, emozionante. Oh. Mamma mia, te lo giuro. Levatemi queste cose a me. Senza parole, ragazzi, veramente. Come fai a spiegarlo? No, non lo puoi spiegare, secondo me. Ti assicuro che non renderà dai telefoni, dalle GoPro. Thank you for the drone. Thank you. And for the video. Yeah. Thank you, man. It was nice to meet you. Ciao. Have a good night. Thank you, you too. Come ti chiama? Mamma, io chiedo. Come ti chiama? Angelo. Wow. Che carino. E quanti anni ostiene?
900. ¿Cuánto? ¿Cuántos años tienes? 7. ¿7? Aquí en la cámara. Questa è la camera. Ah, mira. La camera. Wow, ma che lindo sei. Guarda, guarda. Sì, mi gusta questa camera, la chiedo. È pequeña, eh? Te gusta? Sì, mi gusta. Firmate un selfie. Io la chiedo. Non le serve. Io la chiedo. Non se può. Ma hai rubato la camera, ma hai rubato. Che mi hai rubato, amore? Che tu sei un paraculo però, eh? Tu sei furbetto sei. Sì, vedi. Mo mi abbraccia. Ma prima adesso. Ma che casa mi hai rubato? No. Molto triste. Buon regreso. Grazie. Sì. Aspettiamo a Roma, dai. Io. Oppure in Belgio. Nada. Ciao Aurelia. Ciao. Grazie. Ti aspetto a Roma. Ciao Maria. Ciao. Breve ma intenso. Sì. Ciao amico, grazie per tutto. Grazie, bello. Grazie del video, Metto. Oh, tieni Facebook. Grazie per il tour. Tieni. Bella. Scuro qua direttamente dal nostro bus preferito, eh? Yeah baby. Oggi è giornata indimenticabile. Mazza, veramente incredibile, fantastico. Cioè lo sapevamo, però è stato ancora più emozionante dal vivo. Sì. Mamma mia, confesso. Siamo a 2000, vorremmo catturare la cosa al momento. Tutto proprio, avvelenati proprio. Però queste cazzo di camere, per quanto buone siano, non possono farmi dare. Esatto. Cioè più che altro appunto pure per voi, cioè ovviamente le cose andrebbero vissute qua. Non potranno mai rendere come vivo, giustamente. Veramente. È stata un'emozione veramente unica. Oh, yeah. Mo siamo su sto autobus, eh? Sì. Torneremo alla PAS. Quante ore ci aspettano? Wow, la PAS. Ci aspettano, io l'ho contate. No, 2-9. 9 ore di bassa? Madre mia. Culo piatto, niente. Quindi ragazzi, buonanotte, noi dormiamo in questo fantastico. Bus. Yeah baby. Grandi. Bella. Pensavo di vedere il fanfaro. E gira solo. Yeah. Anche oggi ragazzi qui in Bolivia si festeggia il carnevale. Welcome to Bolivia, La Paz. Welcome. Por supuesto, y así nos encontramos en el Hiscanata y encontramos una persona que nos visita desde Italia. ¿Cuál es? Gracias. De nada. Ciao ciao. Ragazzi, siamo arrivati alla frontiera. Capito, io devo andare via. Ciao. Mucho gusto, eh. Cool. Cool. Ciao.